Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Morte fetale, cause e sintomi. Per morte fetale endouterina si intende la perdita del feto che avviene dopo la 22esima settimana di gestazione. Tale evento riconosce cause materne, placentarie e fetali. Alcune di queste si sovrappongono in parte a quelle già riportate per l'aborto spontaneo. Complessivamente, le cause più frequenti sono il distacco intempestivo di placenta o abruptio placentae e tutte quelle situazioni in cui viene a mancare l'apporto di ossigeno al feto, asfissia. Altre complicazioni placentari responsabili di morte fetale includono la corioamnionite, grave infiammazione della cavità amniotica e delle membrane che l'avvolgono, l'insufficienza vascolare utero-placentare, l'incontinenza cervicale e i problemi del cordone ombelicale, esempio prolasso, trombosi, nodo o torsione. La morte del feto può derivare anche da condizioni che riguardano la madre, quali infezioni, preeclampsia o eclampsia, sepsi, abuso di sostanze, esempio cocaina, alcol eccetera, o gravi traumi. Espongono al rischio di morte fetale diverse patologie di cui può soffrire la madre, quali il diabete mellito non compensato, la trombofilia, situazione in cui il sangue coagula in eccesso, l'ipertensione pregravidica o in gravidanza, le nefropatie e le malattie a patogenesi immunologica. Per quanto riguarda il feto, invece, possono indurre tale evento gravi malformazioni congenite, esempio cardiache o cerebrali, anomalie cromosomiche, sindromi genetiche e malattia emolitica, isoimmunizzazione materno-fetale, con grave anemia fetale. Talvolta, le cause di morte intrauterina del feto restano sconosciute. Possibili cause di morte fetale. Morte fetale è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Trisomia 13, trisomia 18, cause rare. Cancro al collo dell'utero, diabete, eritroblastosi fetale, herpes simplex, infezione da citomegalovirus, CMV, ipertiroidismo, ipotiroidismo, listeriosi, osteogenesi imperfetta, placenta previa, polipi uterini, preeclampsia, rosolia, sepsi, sindrome dell'ovaio policistico, sindrome fetoalcolica, toxoplasmosi. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it